io ero un punto prima della classe. Ero un punto della classe. Io sono nato nel 52, sono andato a scuola nel 58 in seconda elementare. Ero figlio di due insegnanti, un insegnante di liceo e un insegnante dell'avviamento. Mio padre insegnava filosofia, mia madre insegnava scienza. Mio padre mi ha fatto fare un percorso di formazione con le sue allievi, allora insegnava magistrale, quindi insegnava filosofia e pedagogia, cosa di cui continua a vantarsi. Mi ha fatto fare un percorso di formazione a casa dove venivano le sue studentesse in tirocinio. Io sono andato a scuola in seconda elementare, ero piccolino, sono andato a febbraio, ho preso tante botte. Perché andavo in un quartiere poco grande, ero più piccolo, sapevo tutto, andavo a scuola per capire, capivo, stavo antipatico ai miei compagni, ero fuori dagli schemi. Ero un allievo comodo in compenso, ero un allievo comodo, perché capivo. Dimostravo che i miei insegnanti mi spiegavano bene, capivo, e andavo a casa e dicevo, mi chiedevo, ma cosa hai fatto? Rispondevo come la pubblicità del Nutella di qualche anno fa, niente, perché nulla non era messo in crisi. Io a scuola parlavo lo stesso linguaggio che parlavo a casa avevo addirittura più libri, i miei valorizzavano le conoscenze e la cultura. Mia madre insegnava l'avviamento, però. Quando sono uscito in quinta elementare, metà dei miei compagni sono andati all'avviamento. E io sono andato alla scuola media, ho fatto gli ultimi due anni della scuola media differenziata. Quella per cui c'era la scuola media, ho detto male, ovviamente. Dovrei confessare la pazienza. Sono convinto di essere stato un allievo comodo fino a quando ho compiuto 16 anni, 1968, ho ucciso mio padre. Poi non discutiamo degli esiti di questa uccisione, mio padre biologicamente e anche dal punto di vista neurocognitivo è ancora vivo. Dal punto di vista simbolico non so bene. Perché quando si fa lo stesso mestiere, e dico magari mi entra da qualche altra parte. È un problema, come quando il papà insegna la filosofia e ti manda il suo classico, l'imprimente è duro da superare. Allora io però sono contento perché vi parlerò di una cosa che non insegno. Io insegno italiano e storia non professionale. Sono quello della contaminazione critica, sono quello che ha fatto una lezione sui verbi transitivi a partire dal concetto di scendi di cane. Eh sì, non mi ricordo il secondo pezzo della battuta di Tizzetto sull'attività che cane delle coppie. Però vi lascio inferire che cosa fa il cane una volta che è stato fatto scendere. Vi lascio però una testimonianza di che cosa mi disse una mia allieva, mi disse professore. Ma perché fai la prima parte della battuta? Io lo dico scendi il cane. Perché farlo scendere vuol dire che deve scendere da solo. E invece scendi il cane vuol dire accompagni il cane nella discesa. L'ha detto in altri termini. Abbiamo fatto una discussione di un'ora e mezza sul significato di scendere, di calare la pasta. Perché gli studenti di quello che continua a essere un secondo canale, i miei studenti sono quelli che sono sufficienti, quelli di meglio sufficiente, sono ignoranti, non hanno voglia di studiare, però è davvero che hanno voglia di imparare e non sono stupidi, non sono stupidi. Ecco, non siamo stupidi nemmeno noi. Mi rendo conto che è un legame pericoloso quello che si mette. Non siamo stupidi nemmeno noi, nonostante siamo di fronte alla matematica, quella che io non insegno, ma che i miei allievi imparano, che i miei colleghi imparano lo stesso, sono le tecnologie della comunicazione. Queste sono una sorta di zona oscura, di zona difficile, complessa della nostra professionalità e della nostra cittadinanza. Perché io non faccio in termini interattivi, anche se la sollecitazione è stata fatta non a me, in generale, ma interattivi utenti. Mi piacerebbe chiedere a chi di voi si sente adeguato all'attuale situazione della comunicazione digitale. Cioè di possedere in pieno
le competenze comunicative adeguate alla società digitale. Non so se la risposta sarebbe maggioritariamente positiva o negativa, faccio un'ipotesi. Ci sarebbe un forte disagio, insomma. Cominceremo a guardarci uno con l'altro. Non alzerei nemmeno io, almeno per dire che ci sento completamente adeguato. Allora, qual è la scopo del mio intervento? Quello di cercare di dimostrarvi che è possibile superare un'idea di fondo, che è quella che le tecnologie sono oggetti di apprendimento, quindi un'idea di fondo che non è capita, per andare in un'altra direzione. E che quindi noi non solo non siamo stupidi come non sono stupidi i nostri allievi, ma abbiamo tutto il diritto di esercitare il senso critico, cioè di rapportarsi in modo critico con il mondo delle tecnologie della comunicazione senza demonizzarlo, ma nemmeno sentendo come estraneo a noi, o viceversa sentendo noi estranei ad esso. Allora, il primo concetto fondamentale è questo. Noi abbiamo fatto un passaggio, io mi occupo, anche questo è curioso, di nuove tecnologie, sempre con questa dicitura nuove, dal 1985. Sono 23 anni che questi oggetti sono, nella mia esperienza personale, sono nuovi. C'è qualcosa di curioso, capite? C'è una sorta di etichettatura, una volta per tutte, di dichiarazione di inadeguatezza, di estraneità, che era messa in discussione. Ma che cosa è successo in questi anni? È successo quello che dicevamo stamattina. Abbiamo smesso di leggere i manuali, noi che ci occupiamo di tecnologia della comunicazione. Perché siamo passati da una fase ad un'altra. Una volta i computer lavoravano per comandi, noi dicevamo fai questo, fai quest'altro, controlla se hai fatto questo e se l'hai fatto allora fai quest'altro. Usavamo un linguaggio che era loro, un linguaggio che era quello dei linguaggi di programmazione, sostanzialmente il linguaggio della macchina. Adesso siamo in una condizione completamente diversa. Adesso noi agiamo su icone, su simboli dotati di significato operativo, agendo sui quali mettiamo il modo delle azioni e così via. È completamente cambiato il paradigma. Non dobbiamo più comandare la macchina, dobbiamo interpretare gli inviti operativi che la macchina ci fornisce e adeguarli rispetto ai nostri progetti di vita, genericamente, di elaborazione intellettuale, più nello specifico, di formazione, più ancora nello specifico. Siamo passati dall'idea che il computer sia un oggetto per specialisti all'idea che il computer sia un oggetto del consumo di massa. Proprio in questi giorni è uscita l'ennesima inchiesta Nielsen, vedete su internet, ce n'è una sintesi nell'inserto di solito di 2 o 3 righe, che racconta di come gli italiani usano internet, quante sono le ore, quanti sono gli usi. Ma la gran parte degli italiani che usano internet per la loro vita non lavorativa lo usano per ragioni di intrattenimento, in senso generale. Ci trovano possibilità di farsi di fare vacanze, ci prendono con gli alberghi, scaricano film in modo più o meno legittimo e così via. Hanno assegnato un valore d'uso allo strumento e lo utilizzano in quanto tale, sulla base della loro capacità di interpretare gli inviti operativi che la macchina propone loro. Una macchina che poi è stata pensata e strutturata in funzione di questa capacità che noi abbiamo interpretare i simboli, interpretare i codici. Noi abbiamo di fronte quasi sempre Windows, lo conoscete tutti. Poi, però ci sono di fianco altri sistemi operativi, altri, come dire, strumenti per far funzionare un PC, che si chiamano Windows 6 e Linux più diffusi. La struttura per cui noi possiamo utilizzare la nostra capacità di interpretazione di simboli, interpretativa, dialogica, è la stessa. Oramai tutti i 3 sistemi operativi fondamentali del PC per il consumo di massa utilizzano questa logica.
e quindi si mettono nella condizione di essere inclusi e non quella di doversi appellare a pratiche specialistiche. La rete. Avete sentito sicuramente, perché è molto generale come fa la parish, in certe occasioni è anche un modo per tenere distanza. Non so chi voi ricorda un straordinario personaggio che compare in televisione, uno che vuole comunque la contaminazione critica qualche anno fa in un programma della Jalapa Stand. La Jalapa Stand è fondamentale in un rapporto con gli adolescenti. La Jalapa Stand è un gruppo di persone che adesso fanno ironia sul Grande Fratello. Quando mai dire Grande Fratello? Allora non possiamo mai dire gol. In cui c'era un personaggio straordinario che si chiamava il nonno multimediale. Il slogan era questo: mi capisci di internet? No. E allora stai zitto. Zitto. Tu non puoi parlare. Ovviamente Paolo Antonio, l'attore che interpretava questo personaggio, l'idea per rimettere in avermina di far sapere su un atteggiamento culturale diffuso, che però è in qualche modo ancora diffuso. E eravamo nei tempi del web e basta. Adesso si parla di web 2.0. L'immagine che molti di noi conservano di internet è quella di uno strumento destinato alla pubblicazione da parte di pochi di contenuti destinati a molti. Nel web 2.0, con tutta una serie di procedure di semplificazione che appartengono sempre all'idea di diffondere un mercato, di diffondere un consumo, è possibile fare diversa rete, è possibile collocare contenuti, basta saperli produrre. Questa è la descrizione buona, positiva, di quello che è successo lo scorso anno su video Google, partendo da Torino, città dove vivo io, partendo da una scuola che si chiama Italia, che aveva ricordato uno scandalo, perché alcuni suoi studenti, ovviamente immediatamente è diventata una moda. E ovviamente è diventata una moda. Io allora scrissi un pezzo per insegnare, scrivendo su questa rivista, in cui dicevo, non demonizziamo, diamo un senso positivo all'uso di questi strumenti. Con i miei ragazzi, quelli di scienziati, io ho fatto un'operazione di militarizzazione, che non significa di essere classico. Cosa ho fatto? Ho raccolto un sacco di video di YouTube e di video Google e li ho fatti vedere. E loro mi hanno detto, professore, ma quanto sono noiosi? Sono tutti uguali. Non sono stupidi, sono solo ignoranti. Riescono a riconoscere gli stereotipi, perché forse non sanno subito usare la parola stereotipo, ma riescono a trovare poi una serie di cose. Io non faccio solo questo, ma intanto faccio anche questo quando è necessario. Quindi il primo modello era quello del webmaster, una figura nell'azienda e a scuola che si occupa di tutto. Il modello attuale è quello che pubblicare fa parte potenzialmente di una delle dimensioni della produzione, è una delle dimensioni della produzione intellettuale. E individuale e collettiva. Adesso, come sempre succede, la macchina mi ha colpito, ma è giusto questo, perché così non ne parliamo solo delle banche, ma che da sempre in equilibrio. Questi slide, ammesso che mi interessi, sono disponibili su internet, perché ho fatto questa operazione, le ho collocate sulla rete e le rendo disponibili. Se mi interessano, ci sono già. Qui c'è scritto www.noiosito.it, il mio sito si chiama così, noiosito, e con l'idea che sono così nuove da essere diventate anche un po' noiose, e poi stoppregiudizi.com, comunque scriverò una cosa che è un po' meglio di quello che si legge tra un po'. Allora, questa è la mia slide, perché è un esempio di come le diapositive, che sono una delle testimonianze di questo evento di oggi, possono essere messe a disposizione. Immaginate, o provate a riflettere sul fatto che questa certezza
ammesso che la mia comunicazione abbia senso, cambia da questo momento la modalità comunicativa, perché voi sapete già che quegli stessi appunti che sono lì, che dichiarano quali sono le parole chiare di quello che vi sta dicendo e di quello che vi sto dicendo, sono disponibili per voi. Questo è straordinario. Allora, questo elemento concreto, materiale, è circondato dalla rete e dalle sue potenzialità virtuali, che non sono magiche, sono solo la possibilità di mettere a disposizione, pubblicare vuol dire questo, mettere a disposizione il materiale, in modo addirittura anticipata, non solo. Ma qui c'è un registratorino digitale. Con questo registratorino, che funziona materialmente come una pennetta, un pendrive, per conoscere tutti, noi siamo in grado in tempo reale di mettere a disposizione, se gli autori sono d'accordo, delle registrazioni, degli interventi. Quindi questo evento ha un prolungamento, ha una stabilizzazione, ha una documentazione, ha una memoria. Capite come la dimensione digitale modifica le condizioni di erogazione della cultura, erogazione non da parola, è quasi legge di trasmissione, se ci sono le vite. Allora, sono cambiate le cose importanti. La parola alfabetizzazione si riferiva al tempo dei comandi, a quelli che dovevano imparare le lingue specialistiche. I sillabi, che per fortuna sono stati abbandonati, ma l'idea si potesse eliminare punto per punto tutte le cose basiche, tutte le abilità, le pratiche basiche, vengono progressivamente abbandonate in funzione di questi due concetti. Cioè, per una parte elementare, non apprendiamo per tutta la vita. Questa è una cosa importante, eh? Torniamo un attimo indietro. Non solo non siamo stupidi, ma abbiamo un'operazione fondamentale, quella di imparare a dare senso all'uso di queste tecnologie insieme alla generazione che dobbiamo educare, anche se l'educatore è morto, sono finito di educare. Questa è una questione straordinaria, perché in qualche misura possiamo fare l'apprendimento tra pari, almeno per ovviamente in termini di problemi, con le risorse che noi abbiamo in quanto adulti colti, quindi costruttori di sé. Parliamo di costruttori di sé, ci parliamo adesso da poco. È una cosa molto importante, possiamo imparare con i nostri allievi, possiamo costruire competenze di cittadinanza con i nostri culturali, con i nostri allievi. È un'occasione imperdibile. Secondo concetto, dobbiamo imparare a non dare più definizioni una volta per tutte. Perché se no rimarremo prigionieri di parole come comandi del computer. Non sono domande, sono interpretazioni. E si va verso il comando locale, quindi la capacità di... Le slide non sono qualche cosa che fanno gli specialisti, sono una risorsa potenziale che possono utilizzare tutti. Quindi nessuno di questi concetti ormai che si utilizzano in questo mondo particolare, ma praticamente queste sono lezioni in termini filosofici, epistemologici, anche continuano e basta, è definitivo. Noi dobbiamo metterci nelle condizioni non solo dell'apprendimento permanente, ma anche della decadenza progressiva delle definizioni che noi pensiamo con l'ultima tira. Questo è molto importante, vuol dire vivere dell'incertezza, non della statistica. Quella filosofica di grande interesse ci insegna anche a rapportarci con le visioni del mondo degli altri, l'idea della modificabilità dei punti di vista. Ultima cosa, questo tra l'altro io non lo sapevo, ma trovate sul banco, quindi sembra una foto, non lo è. Qui c'è un tentativo di ragionare su come si possono essere in rapporto in modo diverso una serie di nozioni che noi più o meno abbiamo, wiki, Wikipedia, blog, i chiari dei soldati americani in Iraq nel 2003, e poi è diventato uno strumento che in questo paese ha prodotto un evento politico e ideologico significativo, ricordate il Bafade. Uno strumento inizialmente per poche persone è diventato in quella persona, poi la cosa si è in qualche modo sgonfiata, qualcosa che parlava di quotidiano di quella pagina. Allora, sono strumenti
non sono uno meglio dell'altro. Il wiki non è meglio del blog, il blog non è meglio del sito, il sito non è meglio del slide. C'è qualcuno che continua a ragionare così, in termini neopositivisti, deterministi, dogmatici. Non è così. Non c'è un progresso in senso stretto. Ci sono strumenti che hanno delle variabili che noi possiamo considerare diverse. La densità concettuale. Non c'è nulla al momento, a mio giudizio, in grado di supportare la densità concettuale meglio del pausa, testo scritto. Perché il testo scritto supporta un altissimo livello di densità concettuale. Supporta un livello di densità concettuale anche superiore a quello del parlato diretto. Perché il lettore può fare delle pause, mentre quando viene sottoposto al parlato diretto ha qualche problema, soprattutto quando i discorsi vengono letti. Per cui chi legge è nelle condizioni del lettore, ma chi ascolta è nelle condizioni della persona che non ha i ritorni, per non posso avere sul testo scritto, non può fare pause. Un altro metodo come questo si inserisce qui, consente di dare a un'esposizione orale una densità concettuale superiore perché c'è il supporto dell'aspetto, chiamiamolo visivo, per capirci, contrapporlo all'aspetto di chi in realtà il nostro cervello non pensa a queste cose, si presenta comunicativa per lo meno. La stabilità della destinazione adottata. Perché certe cose vanno in Wikipedia e altre vanno in blog? Perché Wikipedia lavora per voci e dentro una voce io ho la certezza che quello che collo sarà sempre visibile. Un blog lavora in modo diverso. Dopo un po' quello che ho scritto scade e viene sostituito da altro. Quindi in un caso la destinazione è più stabile e l'altro caso è meno stabile. Sono due variabili diverse, due situazioni diverse rispetto a una variabile che io utilizzerò a seconda di quello che intendo fare. Dentro uno strumento come Wikipedia io collocherò ciò che credo di saper definire in termini problematici per saper definire, dentro un blog collocherò ciò che voglio discutere con altri e destinato a una certa capacità. E non sono uno meglio dell'altro, gli strumenti sono diversi, gli usi concettuali che posso fare e potenzialità di collaborazione sollecitata. Qui è piace il blog, sollecita una maggiore collaborazione perché è discussione in quanto tale, si possono ottenere commenti eccetera, e c'è l'identificazione, per esempio, che è una cosa importante. Io sono andato con i miei figli in un ristorante egiziano e ci sono entrati dei giovani i quali si dicevano: ma tu perché ti fai tuoi un blog? Agli altri che cosa gli importa di sapere che cosa hai letto? E la diceva: agli altri non gli importa niente, ma a me sì, perché io mi espongo, mi rendo visibile. Questa è una dimensione psicologica a cui non tutti sono disponibili, ma quel giovane in quella situazione si mette dal punto di vista dell'autore del blog, l'altro giovane dal punto di vista del lettore. Certo, non sono tutti a livello della significatività discutibile, insomma, della visibilità presunta di o poesia di Grillo, ma sono due cose diverse. Allora, il blog è molto collaborativo, non posso interagire con molte persone e quindi dipende, però non lo è meno, e così via. Potrei farvi altri esempi, ma ho finito, e quindi non li faccio.